Venezia grava il bilancio delle vittime causate dal missile russo che il 25 aprile ha distrutto il Museo di Storia di Kupiansk, città nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. I morti sono due, la direttrice e la vice direttrice. L'attacco ha provocato il crollo del museo, seppellendo diverse persone sotto le macerie e ferendone una decina. Військово – це суто цивільне місце, де зазвичай дуже багато людей. На щастя, сьогодні не було видачі гуманітарної допомоги, тому не було постраждалих, не було людей на зупинці. Тому ми обмежилися тією кількістю людей, які відомі станом на зараз. Le ricerche per trovare i corpi e gli eventuali sopravvissuti sarebbero terminate dopo 3 ore e mezza. Kupiansk, teatro di combattimenti negli ultimi mesi, è stata colpita da diversi missili russi C-300. Nella stessa giornata è stato diffuso un video che mostra il leader del gruppo di mercenari russi Wagner, Yevgeny Prigozhin, alla ricerca di nuovi volontari per combattere in Ucraina. Nel visitare un campo di addestramento, Prigozhin chiede ai giovani di arruolarsi nella sua milizia. L'uomo d'affari ha criticato il Ministero della Difesa russa per la mancanza di risultati sul fronte.